Si chiama Bill O'Reilly, è un famoso conduttore di Fox News e pensate che ammonta a 32 milioni di dollari l'accordo firmato da lui con un analista della TV perché non denunciasse una serie di molestie sessuali. Lo fa sapere il New York Times citando due fonti informate sulla vicenda in questione. Sarebbe il sesto accordo di fila siglato proprio da Bill O'Reilly e dalla emittente per tacitare, per silenziare, per occultare, tra virgolette, attraverso l'uso di un indennizzo pecuniario economico, le dipendenti che sarebbero state molestate dall'Anchorman, uno dei più famosi degli Stati Uniti d'America. Nonostante ciò, la 20th Century Fox dei Murdoch, diciamo così, che avrebbe avviato delle trattative proprio con l'uomo che mese dopo portarono ad un rinnovo del contratto per ben 4 anni a 25 milioni di dollari all'anno. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi se volete, commentate, un caro saluto a voi tutti.